Ragazzi, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere un capolavoro, secondo me. Fly Me to the Moon, di Frank Sinatra. Anzi, in realtà, non credo che Frank Sinatra sia il padre, in realtà, di questa canzone. Certo è che noi la conosciamo prevalentemente per come è stata eseguita da Frank Sinatra. È un brano molto bello da suonare, è molto divertente e poi è una canzone che ha una matrice jazz, d'accordo? Quindi molto molto divertente. Andiamo subito a vedere il brano e andiamo a vedere prima gli accordi che suoniamo nella mano sinistra. D'accordo? E poi andiamo a vedere l'arpeggio nella mano destra. Dunque, gli accordi nella mano sinistra sono in totale 7 accordi. Andiamo a dividere il brano in due parti, ok? Nella prima parte andiamo a vedere 4 accordi e sono questi. Questo qui è come se fosse un La minore 7. Come lo andiamo a prendere? Lo andiamo a prendere suonando. Ops. Mi, Sol, La e Do. Ok, adesso vi faccio vedere un trucco perché per gli altri quattro accordi seguiamo lo stesso schema. Ok, vi faccio capire cosa, cioè vi faccio vedere come. Quindi, primo accordo, questo qui. Secondo accordo. Un accordo è un Re minore 7. Quindi che cosa ho fatto? Ho lasciato indice e pollice sul La e sul Do e ho mosso di un tasto a destra mignolo e anulare. Quindi sono andato a prendere un Re minore. Il terzo accordo che andiamo a vedere, andiamo a lasciare invece in questo caso invariate mignolo e anulare e andiamo a muovere di un tasto a sinistra indice e pollice e andiamo a prendere un Sol 7 con Re. Ok, terzo accordo. Quarto accordo, seguiamo lo stesso pattern, diciamo lo stesso trucco che abbiamo fatto prima e andiamo a muovere quindi lasciamo invariate 1 e 2, pollice e indice, andiamo a muovere di un tasto a sinistra, anulare e mignolo. Andiamo a prendere quindi un Do 7. Ok, quindi rivediamolo. Quindi impara a fare questi quattro accordi benissimo, ok? Questa è la prima cosa che devi fare, imparare a fare questi quattro accordi super bene, però come ti ho fatto vedere sono abbastanza semplici. Na, 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 na. Ok? Quindi una volta suonati questi andiamo poi a prendere Fa e Do, quindi Fa e Do molto semplice, poi andiamo a prendere Si, Fa e La, ok, questo è un B7, poi andiamo a prendere un Mi maggiore, quindi Mi, Sol diesis, Si, e poi chiudiamo la prima parte con La e Mi. Ok, quindi ricapitolando con la mano sinistra accordi della prima parte. Ok, adesso
fatto na 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 B7 mi Ok, quindi questi sono i primi 8 accordi della mano sinistra. Andiamo adesso a vedere la mano destra che cosa fa. La mano destra suona iniziando da questo Do scendendo. Quindi andiamo a suonare tutte le note dei tasti bianchi, tutte le 5 note dei tasti bianchi, appunto partendo dal mignolo in questo Do, facendo così. Scendiamo, poi risaliamo. Quindi saltiamo poi in questa maniera. Quindi quando scendiamo suoniamo tutti e 5 i tasti. Quando saliamo invece facciamo questo. Quindi non tocchiamo il Si. Poi riscendiamo da capo. E poi andiamo a prendere l'ultimo tasto che non era nei primi 5 che abbiamo suonato, che è l'ultimo tasto da suonare, che è il Mi. Ok? Facendo, incrociando le dita in questa maniera. Quindi rivediamolo. Ok? Poi che facciamo? Ci muoviamo sempre con le 5 dita, però piuttosto che col mignolo sul Do, siamo col mignolo sul La. Ok? Quindi anche in questo caso le tocchiamo tutte scendendo, poi risaliamo. Quindi anche in questo caso saltiamo questo anulare, però poi andiamo a toccare un Fa diesis. Scusate, questo qui, un Sol diesis. Capo. Quindi questa è l'arpeggio da fare con la mano sinistra che abbiamo visto fino ad ora. Quindi questo arpeggio che abbiamo fatto va combinato con gli 8 accordi che vi ho detto prima. Quindi andiamo a vedere combinato cosa viene fuori. Quindi vi faccio vedere piano come vanno eseguiti. Iniziamo. Il primo accordo va eseguito in contemporanea col mignolo, ok? Con questo Do, quindi. Poi, quando arriviamo su questo Fa, cambiamo accordo. Quindi suoniamo il Fa e subito dopo cambiamo accordo.
andiamo sul Do, suoniamo il Si e cambiamo da capo accordo. Quindi da capo. Quindi tocco il Si e tocco il terzo accordo. Tocco il Mi e tocco il quarto accordo. Ok, ricapitolando. Ok. Poi. Quando mi muovo, ecco, col mignolo su questo La, quindi quando vado a toccare queste cinque note a scendere, in contemporanea sono il primo, l'altro accordo che abbiamo visto, ok, quindi questo qui, poi, quindi, quando vado a toccare il Re, vado anche a toccare questo accordo qui. E quando vado a toccare il Sol diesis, mi muovo sul Mi. Poi vado a toccare l'ultimo accordo in concomitanza con l'ultima nota che è il Do. Ok, vi faccio rivedere tutto piano da capo. E si conclude così la prima parte. Nella seconda parte invece andiamo a fare questo. Questa seconda parte vado a toccare tre accordi. Another word, sono Re, La insieme. Sol, Fa, quindi Re, La, Sol, Fa. E questo qui è un Re 7. Re, La, Sol, Fa, Re 7, e questo va fatto per due volte, mentre la mano destra fa quindi Re due volte, La due volte, poi Do, Si, Sol. Questo va fatto in concomitanza con i tre accordi nella prima la prima volta, e poi la seconda volta invece Re, Re, Fa, Fa piuttosto che La, La, e poi Sol, La, scalando fino al Mi. Ok, quindi combinato è così.
una parte. Il tutorial finisce qui, io mi auguro che vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale, mettete un like, grazie, a presto.